va spiegato, ma fatto vedere per esempio quello di un altro vicino, indosso da una corazza totalmente diversa ed è periodo italiano. Sulla corazza lì non dobbiamo ancora vederla. E Bob! 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 E questo invece è un legionario del periodo imperiale, ovvero da Augusto in avanti c'è stata questa evoluzione dell'armamento che si differenzia, adesso non so, la cotta di maglia l'avete vista, la cotta di l'armatura che è quella, hanno preso tipicamente dai Celti, mentre questa è una armatura molto importante, nel senso che l'hanno adottata nel periodo imperiale, è una armatura che resiste molto bene alle punte, alle frecce, colpi di punta, qui non penetra niente, colpi di taglio non vi dico, voglio dire, è un po' più, diciamo, lega un po' di più, però vedete che fatta, lascia sempre il movimento, c'ha un movimento assottetto qui,